nostre quattro amiche che non sono a un raduno, ogni volta che invita le amiche del club diventa un raduno. Non è un raduno, sono venute qua a fare un pochino di sport. Perché hanno deciso che vediamo questa palestra, quassù ci sono le docce e ok. Bene, ognuna di loro fa qualche cosa, Lindy la facciamo allenare qua, mentre le altre si stanno facendo. Qui siamo a Willow Creek. E dopodiché andranno qui a Willow Creek, sì, piovigina, no, dai, piove, c'è il sole, si sposano le volpi. Volevo mandarle anche al parco, magari per mangiarsi un qualcosa al baracchino, ma non sembra che abbiano fame, quindi per ora le lasciamo allenarsi. Tu sei qua, bravissima, si fa un po' di muscoletti e nel frattempo approfittano per parlare con Margherita, la vedono sempre molto, adesso ormai che sono tutte in coppia, per cui invita Bridget, fai delle flessioni, dai. E Margherita invece sta correndo. Margherita ha un bel carattere, nel senso che lei insieme alle amiche ci sta proprio volentieri. Quello che non le riesce è proprio di affezionarsi a Denver. E ormai che le vede che sono tutte in coppia, perché anche Bridget ha invitato il suo Raffaele a vivere con lei, Summer ha chiamato Juan a vivere con lei e l'unica che invece non riesce a legare bene è la povera Margherita, però con le amiche Margherita si trova benissimo, va sempre dove vanno loro, insomma si trova molto bene, ma con gli uomini fa fatica. E ok, adesso andatevi a rilassare qui a Willow Creek, non c'è un bar, non c'è niente, le mandiamo al buon vecchio, vediamo se puzzate, no. Le mandiamo al buon vecchio karaoke bar, sempre con loro, Gioia. C'è bisogno che ogni volta me lo chiedi? Sempre con Margherita, Bridget e Summer. Dov'è Summer? Eccola qua. Andate a bere qualcosa al karaoke bar, così poi vi. Se ne vanno in città, si fanno questo giretto in città e vanno al pianeta Carapop. Si sa fare ginnastica, ordina una bevanda, ordina delle bevande di gruppo, fare ginnastica dà molta sete. E cosa di meglio? Che io direi un succo di frutta, una bella cola alla crema, dai. Così poi faranno duetti insieme in due. Ecco, dai, ordinatevi, godetevi il pomeriggio, che è quasi sera, sono le 17. Oh, Raffaele non ci può stare senza di lei, eh. Sono venuti anche loro, è inutile, diventa un raduno ogni volta che viaggiano e vabbè, facciamo che sia un raduno, cosa vi devo dire? Volevo che le quattro ragazze se ne stessero un po' per conto loro e invece non c'è niente da fare. Se io potessi comandare Margherita, le direi di parlare con Denver. Però ci dovrebbe essere a coppia con. Ah,
coppia con vai. E allora la accoppiamo con Denver. Perché non c'è Denver? Eccolo qua, accoppiala con Denver. Fatto. Oh, adesso sono una coppia, vediamo cosa ne pensano. Denver sembra un po' partito, mi presenterò appena lo vedo. Gioia, è qua Denver. Ecco, brava, presentati. E vediamo. E gli offre un fiore con questa che sta in mezzo. Ok, dai, 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 che funziona. Grazie di averci fatto conoscere. Io e Denver usciremo insieme. E vai! Molto bene, però intanto lui parla con la cinese, giapponese, la giapponesina qua. Va bene, forse se ti rifaccio un po' il look, un filino più sexy, magari cucchi meglio, no Margherita? Dai, ti rifarò il look. Nel frattempo loro bevono e Lindy magari si fa una... con la sua migliore amica, canta in duetto, canta pop insieme a Summer. Così vediamo come se la cavano insieme. Avete già bevuto, dai, quanta roba bevi Summer? Sei un po' beoncina tu, eh? Forza. D'altronde nei pomeriggi così autunnali, grigi, piovosi, cosa vuoi che facciano? Loro possono uscire, possono andare al bar, possono stare più vicini di un metro fra di loro, per cui lasciamo che almeno loro se la godano. Aleggia un po' di tristezza nell'aria, comunque, non qui, nella vita vera, purtroppo. Va bene, manca un po' di entusiasmo, diciamo. Stiamocene a casuccia e cerchiamo di vivere attraverso anche i nostri personaggi qui. Ci vai a fare il duetto, come guarda il karaoke, ecco, figuriamoci se non gli fregavano il posto. Va bene, dai, allora adesso siamo riusciti in qualche modo a far accoppiare Margherita con Denver. Adesso io andrei a fare un bel cambio di look a Margherita, che così la rendo magari un pochino più sexy, diciamo, dai, un pochino più appetibile, più sexy per Denver. Perciò ci vediamo fra poco nel CAS. Qui stanno bevendo, non hanno nessuna intenzione di cantare perché questa gli ha fregato il... volevo facessero anche una gara. Tu hai bisogno di andare in bagno, Gioia, è questo, vero? Usa, fai la pipì come una campionessa. E ci vediamo poi dopo nel CAS insieme a Margherita. E vediamo di farle un look più sensuale. Perché è molto carina di viso lei. Ma siccome mi ha spiegato la sua creatrice, che è Fra Stelle, che lei viene da una Decades, è la figlia di due dei suoi protagonisti di una Decades, evidentemente è vestita un po' come l'epoca in cui è nata richiedeva. E allora un bel cambio di look, però lei, come vedete, amicizia la fa. Sta parlando con Bridget, sta parlando con Summer, con Denver che non parla, per cui ci vediamo nel CAS a fra poco. Eccola qua, bellina. Io non le cambio né la forma del viso né niente. Magari vediamo se c'è una pettinatura più moderna. Questa cos'è? Nuova? Ah, è questa? Ah, questa no, allora è abbastanza moderna.
è dell'università, quindi va benissimo. Le mettiamo magari dei colori un pochino più vivaci. Vediamo, adesso vedo, non voglio stravolgerla, ma darle un po' più di vivacità. Oh, voilà, eccola qui. Le ho lasciato la stessa pettinatura, le ho aggiunto degli orecchini autunnali che cambieremo poi con l'evolversi delle stagioni. L'ho messa un filino più sexy. Ah, qui ne aveva, questo è molto carino, qui non avevo visto che ne aveva 5, questi sono tutti molto carini, bello, questo qui è stupendo. Comunque per tutti i giorni l'ho messa così e lasciandole gli altri. L'eleganza l'ho lasciata come era stata fatta da Frastelle, ma le ho aggiunto dei gioielli e il vestito era quello che aveva originariamente. Al 2 non l'ho visto, anche qui, ah ecco, gliel'aveva messi qua, va bene, dai, ce li ha 2 volte. Sportivo l'ho lasciata così, le ho aggiunto solo un cappellino e messo le scarpe dell'università. Il pigiama era già così, per uscire era già così. Per il costume era così, per il caldo era così, per il freddo le ho messo questo per stare in casa e poi le ho lasciato quello che le aveva messo Frastelle per uscire, ma almeno per stare in casa sta senza il cappotto. Ecco Margherita Coppola, vediamo se lega con Denver. Ci siamo ritrovati di nuovo al pianeta Carapop, ma Denver non c'è più. Oh, Denver, eccolo qua. Vediamo, l'amici. Oh, finalmente è aumentato. Vai. Invita a restare per la notte, magari più tardi. Romantico flirta, dai. Su. Forza, che adesso è libero Denver. Su, dai, sei l'unica che ancora, però è salito, dall'ultima volta che li ho fatti incontrare, è salito parecchio. Ok. Oh, sì, tutto fai meno che flirtare, vero? Complimento sincero, allora. Bravo. E poi romantico flirta, te l'avevo già detto prima e non l'hai fatto. Oh, brava, ok. Va bene, mica male. Primo bacio? Ci siamo, proviamo. Oh mamma, come sono emozionata. No. Ha detto di no, quel gesto lì era un no. No. Proviamo a vedere e lo immortaliamo se questo si toglie di torno. Sì, l'hanno fatto. Si sono dati il primo bacino. Bene, ma non, così non ha senso la foto. Va bene, dai, andate avanti. Come va? Tutto bene, dai, ok. E allora impara a conoscere, così fate anche amicizia. Poi gli chiedi della carriera. Altre scelte amichevole, A, B, C, abbiamo già passato. B. Chiedi della sua giornata e chiedi della carriera. Com'è andata la tua giornata, Denver? E chiedi della carriera. Altre scelte. Chiedi di essere solo amici. Chiedi
chiedi di unirti all'unità familiare, dai, è l'ultima coppia che ci resta, per cui adesso vanno a stare insieme. Ok. Oh, beh, allora Johnson può trasferire i suoi soldi, 3.553, li trasferisce da lei. L'elenco di tre, no, così non va bene, però allora facciamo che lo invita a casa e così. Cosa vuol dire l'elenco di trasferimento è vuoto? È lui che deve andare a lei, allora facciamo tradizionale, aggiungi alla famiglia, eccolo, ma non questo! Oh, per carità, rimuovi questa qui dalla famiglia, aggiungi lui alla famiglia, ok, ecco fatto, signori, anche la nostra Margherita è stata l'ultima, è stato faticoso, ma ha il suo ragazzo in casa. Benissimo, finisci il raduno e andate pure a casa, che avete pure fame. Termina il raduno. E andate a casa. Tac, tac. È arrivata a casa Margherita, lui dov'è? Ah, lui è già dentro casa. Qui devo mettere la carta da parati. Ok, si sente già a casa sua. Adesso si danno un altro bacio e lui è molto felice, eh? Per cui romantico, chiedi di avere un figlio, bacia. Vediamo e dopodiché vi saluto, ragazzi. Voglio rivedere la stanza al piano di sopra. Oh, ma ragazzi, finalmente! Brava Margherita! Anche tu ce l'hai fatta! Andiamo a vedere se ha un letto dove possono entrare. Ai ai, sì, ci passano, ci passano. Si può già fare fichi fichi? Certo! Fai fichi fichi con Denver e poi ci salutiamo e dalla mappa vi faccio vedere la nuova situazione delle coppie. Oggi pomeriggio, ragazzi, siccome è un periodo che mi voglio rilassare, non so se si sente, ma come tutti gli italiani sono un po' giù di morale anch'io, come lo siamo tutti, immagino, e cerchiamo di scacciare questa malinconia che ci attanaglia. È inevitabile che ci attanagli, perché non sappiamo soprattutto se, come e quando finirà. Quindi gameplay mi vengono male, sinceramente. Però ho cercato di fare del mio meglio anche oggi. Nel pomeriggio, se vi va, io ritorno su quel giochino assolutamente, estremamente rilassante che è House Flipper e ristrutturo la casa che poi rivenderò. Ho fatto un po' di lavoretti per guadagnare e adesso potrò ristrutturare la casa. Bene, Margherita e Denver sono accoppiati, lui sta bene, lei invece deve fare la pipì, vediamo il flirt come va. Oh, finalmente, usa e poi dormi. Mizzica, come siete messi come sei messa male, gioia mia, proprio maluccio, e lui l'ha sentito che puzzi, eh? Non va bene, vediamo cosa c'hai da mangiare qui. Altre scelte apri, mangiati. No, la torta, la frutta da gourmet, no. Prendi una porzione di questo e poi dormi. Tu dove vai? Ma bravo, leggiti un libro, ma sì. Leggiti un libro, bravissimo. Il computer qui ce l'hanno, sì. Allora, lui è scrittore, se non sbaglio, sì. Ora Corriere di Giornale, si deve esercitare a scrivere. Va bene, adesso che sono tutti accoppiati
mi verrà più facile gestire il tutto, piuttosto che gestire una parola, una persona per un sim alla volta, ne gestirò due, quindi potremo creare più storie. Loro rimangono grandi amici, adesso vediamo lei come va con le amicizie. Con Bridget non ha legato molto, ha legato abbastanza con Summer, un pochino con Lindy e con sto Joachim, Salim e Erika. Con questi ha legato più che con quelli del suo club, però non odia più Marco, è già qualcosa, non c'è più quella grande ostilità per Marco, adesso ce l'ha, ah no, ce l'aveva per Raffaele, è vero, è un pochino diminuita. Bene ragazzi, vi saluto, perdonatemi, non sono allegra come al solito, non sono nemmeno triste, so che passerà, però mi piacerebbe che passasse anche subito, anche presto. Fotografiamo questi due giovani sorridenti. Ciao a tutti, ciao ciao! A oggi pomeriggio chi vuole vedere la ristrutturazione di House Flipper. Ciao!